La Consulta nei giorni scorsi ha dichiarato incostituzionale l'ultimo comma dell'articolo 577 del codice penale introdotto dal codice rosso. Quest'ultimo è una legge della Repubblica Italiana che rafforza la tutela di tutti coloro che subiscono violenze per atti persecutori e maltrattamenti. La norma vietava eccezionalmente al giudice di dichiarare prevalenti le due attenuanti rispetto all'aggravante dei rapporti familiari tra autore e vittima dell'omicidio. Lo ha fatto in merito alle richieste di due casi specifici, ossia Alex Pompa di Torino, che per difendere la madre uccise il padre, e nel caso di Agostina Barbieri, la donna di Borghetto Borbera, che nel luglio del 2021 uccise il marito che da tempo malmenava lei e suo figlio. Il pregio di questa sentenza è proprio quello che consente, appunto anche per rispettare la ratio della normativa introdotta col codice rosso, di intervenire prendendo in considerazione gli elementi specifici di ogni caso concreto e quindi consentendo quindi al giudice di valutare caso per caso, applicare le attenuanti riconosciute nel singolo caso al caso proprio sottoposto al suo esame e quindi parametrare la pena rispettando i principi di proporzionalità e di individuazione rispetto al singolo soggetto agente.